Ma ce l'hai con me? Le leggi con me? Ma come si può fare? Come si può fare che cosa? Me lascia per i miei savi. Io ti ho lasciato a piedi mentre... Perché teniamo appuntamento e te, Coco? A quando? Come? Quando eravamo prima venire qua? Ah... Che cazzo mi lascia per, ma vedi, non mai, mamma mi lascia per, mia sei, ma si scema, non si capisce. Poi c'è uno che le hai che ti offende. No, perché hai ragione. Perché non c'è ragione. No, dico, hai ragione. Come, secondo tu la voglio un amico, tu va per, mia sei, e hai no, aspetta, adesso vogliamo sciorinare. Che ma fa? Vogliamo sciorinare. Che è sta cosa? Lo vogliamo dire? Perché vogliamo c'è? Lavare i panni in famiglia? Lavando i panni in famiglia. Vai. Vieni a votare sì. Dillo. Ah, ma ti dico, che c'è da dire, forse? Come vuoi, entro prima per la mano anziana? E parliamone, dai, io... Tu parli, tu sei fatto. Vai, tranquillo, non niente da nascondere, cioè, dai. Cioè, l'appuntamento, te, cosa aspetta a me, io vengo per la mano... Io si vuole essere nuovo. E lascia per me, sapi. Ebbè. Poi, signore con le lente, andate un attimo in discussione. Per piacere. Che c'entra la signora, scusa? Sì, andate in discussione. Vabbè. Secondo voi è giusto che un amico carnale come lui deve lasciare, insomma, un amico carnale come me a piedi in mezzo alla strada? Oh, io sono maladraggio! Ma no, però... No, stai calmo! Lui non ha spiegato tutto, diciamo. Secondo voi, giustamente, avete risposto lui, mo rispondete a me, è giusto aspettare una persona più di 6 ore e mezzo alla strada? C'è andato? Non ha capito. Oh, scemo! Non mi è tutto da fissare, non ha capito. Ma forse ti sarà ragione perché... ti vuole accontentare, ma è impossibile aspettare 6 ore una persona, giusto signora? No, signor, se no, mi date ragione certo. Andate in discussione, se mi date ragione uscite da voi. No, mi dà ragione! Ma poi dico io 6 ore, dai! 6 ore, non è girato! Uno può fare un momento tardi 6 ore! Vivi in un momento 6 ore! Cioè ti rendi conto, un momento 6 ore! Oi, ma stai dove stai? E cioè, tu per vestirti ci mi impieghi 6 ore! No, poi stanno mangiando il mute. Sì. Poi mi sono andato il mute. Secondo te aspettavo che tu ti svegliassi. Perché vogliamo aspettare che hai messo la miscita per poi venire, non ci credo. Ma casomai ti portavo pure un caffè, che dici? Posso buco. Fatto fa perdere, mi faccio male. Il marrobo da me. Ma che danno roba a roba? Poi mi fanno un malamento, forse non è da piano. A te ti fanno un malamento? Io sono vicini. Ma chi? Scusa, ma che... Già non ci cresci in giro. A per mi bacciano tutto oscuro. Ma ne faccio la curva che bacciano una vecchia vestita da guaglione che mi guardavo con musso di questo. No, aspetta, non ci capisco. No, non capisco. Una vecchia? Una vecchia vestita da guaglione che è tic. Te ne vedi tic. Cioè, come fa una vecchia a vestita da guaglione? Come? Se vestita da guaglione? Una vecchia perché... Non me l'hai spiegato, come una vecchia vestita da guaglione? E allora, sembra no, 53, 54 anni, no? E beh? Teneva. Non tu pangato, tambernacchiato, non musso. No, aspetta, non ho capito, perché una donna a 50 anni deve dare la via alla vita. No, non si può truccare. C'ha e allora? Una camicetta tutta scullata sopra tutto. Ecco, una donna... Vabbè, lascia sta. Una donna a 50 anni può anche vestire scollata. Sì, però con una minigonna a Cacca grecca. Ecco! E che minigonna è? E una minigonna a girocolle. Come a girocolle, minigonna a girocolle. E va bene. E non ci capisco. Una donna a 50 anni non può portare una minigonna. E poi se posso lo fritto, cosa? Come se posso lo fritto? Ma ci messi, smuzzò fritto, una mamma il fuoco che non si scappa. Vediamo che si scappa. Come si scappa? Ma dici c'è un'età. Ma perché non sei a casa che fa freddo? Ma perché fai qualche un cielo all'ora con mia zona? Non ho capito perché. No, dico, ma tu hai capito almeno con chi e ti sei? E poi mi guardava, se tu faceva... C'è me. Che faceva? Così? Hai capito? No, dico, hai capito con chi ti sei incontrata? Non ci capì. Chi era? La sola di bomba me. Un giro per Pompamè. Ti metto no!